Gli ingredienti ci sono tutti per una serata emozionante. A Pescara, nell'area ex Cofa, praticamente all'imbocco sud del Ponte del Mare, come dire, due impegni del protagonista della serata, c'è musica dal vivo. Ci sono i cavalli di battaglia, da Rino Gaetano Il suo cielo è sempre più blu al Bennato di Un giorno credi. Ci sono baci e abbracci, c'è la pioggia che a sprazzi tiene a battesimo con qualche goccia questa sfida elettorale. C'è anche Germano D'Aurelio Onduccio che legge una lettera di Ennio Flaiano laddove scriveva che uno dei difetti degli abruzzesi è la rassegnazione. Sta tutta qui la proposta del PD con il candidato alla Camera Luciano D'Alfonso: sconfiggere la rassegnazione per avere la luna. Come? Questa terra ha grandi diritti e li dobbiamo difendere, dice. La proposta progressista passa per un patto tra la politica e il territorio per dare prospettive a quest'ultimo, punta sui diritti della città, su una sanità a misura di persona, sul recupero della misura del 110%, su una scuola davvero formativa. Come fare? Qui viene d'aiuto Rino Gaetano ancora. A mano potrebbe essere la risposta. Sul palco con D'Alfonso, Michele Fina, capolista proporzionale Senato, insieme agli altri candidati della lista Partito Democratico per un'Italia democratica e progressista, vale a dire Stefania di Padova, Elisabetta Merlino, Luciano Di Lorito, Stefania Catalano, Massimo Carugno, Rita Innocenzi, Emma Zarroli, Ernesto Graziani. L'Italia non aveva bisogno di elezioni in piena emergenza, dice D'Alfonso, ma la sfida è stata lanciata e la dobbiamo raccogliere. Non possiamo interrompere il cammino dell'Italia in sede europea.